siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, questa domenica la liturgia della Chiesa sottopone la nostra attenzione il tema del miracolo della guarigione del lebbroso, che, come ho accennato un pochettino, è un episodio carico di diverse valenze simboliche, alcune delle quali le abbiamo già ascoltate nella preghiera che ho fatto con Gloria, che poi leggeremo insieme. Quella è una preghiera sempre da ascoltare con molta attenzione, perché è una preghiera pensata dentro la liturgia domenicale. Quando un sacerdote, mi confesso adesso un segreto del mestiere, deve preparare la Maria, una delle cose che deve vedere è proprio il contenuto di quella preghiera, perché in tre parole dice tutta la sintesi di quello che vuole essere il messaggio, insieme anche a volte in certe domeniche all'antifona d'ingresso. Voi sapete che la liturgia della Chiesa è sempre centrata su un tema che è complementare dalla prima lettura del Vangelo, la seconda segue un percorso un pochino autonomo. In questa prima lettura vorrei approfondire il Vangelo con la prima lettura con voi, e poi domani dedicare un po' di attenzione alla seconda lettura, che contiene altre tematiche molto molto interessanti. Teniamo sempre presente una cosa: i miracoli che Gesù ha fatto sono tutti quanti miracoli reali, ma l'episodio del miracolo non è fine a se stesso. Cioè Gesù non ha fatto un miracolo semplicemente per guarire da un male molto brutto, in questo caso la lebbra, un poveraccio che si trovava in queste condizioni, ma con quello stesso gesto stava significando qualche cosa di altro. Se uno studia per esempio i padri della Chiesa, che cercavano sempre il significato più profondo delle cose, vedrà che per ogni singolo miracolo c'era una significazione simbolica. Cosa significa la guarigione di un cieco? Cosa indica la cecità dal punto di vista interiore? Cosa significa guarire un sordo? Cosa significa guarire un paralitico, uno con la mano inabidita, o un lebbroso, eccetera? E lo vedremo adesso. Io rileggo comunque tutta la preghiera che abbiamo fatto all'inizio della messa, che fa subito capire qualcosa. Risana sul padre dal peccato che ci divide. La lebbra, il peccato, che c'entra? Quindi la prima cosa che dice: risanaci dal peccato che ci divide e dalle discriminazioni che ci avveniscono. Aiutaci a sporgere attenzione, secondo elemento, anche nel volto del lebbroso, l'immagine del Cristo sanguinante sulla croce, secondo elemento su cui riflettere, per collaborare all'opera della redenzione e narrare, fratelli, la tua misericordia. Questa preghiera il sacerdote la fa dopo in gloria, che si chiama la preghiera colletta. Significa che prende tutte quante le vostre intenzioni, tutte quante le preghiere delle persone presenti, le unisce in questa e le leva al Signore. E in questa preghiera però c'è proprio la richiesta che tutto quello che le letture di oggi vogliono trasmettere sia fatto in qualche modo nostro. Allora, abbiamo già capito, la lebbra ha a che fare con il peccato da un lato e con Cristo crocifisso dall'altro lato. In che senso? Lo vediamo subito. Allora, oggi non è tanto difficile, dato che abbiamo internet, andare a fare un bel click e andare a vedere lebbra o lebbrosa. E chi ha lo stomaco buono può vedere anche qualche immagine. Se uno vede come sta ridotto un lebbroso, veramente un lebbroso sta proprio ridotto male, perché perde addirittura l'aspetto dell'essere umano, perché la lebbra è una malattia talmente brutta e ancora non perfettamente debellata, che, come dire, sfigura l'uomo, lo rende un mostro, cioè gli fa perdere le fattezze umane. Ha due caratteristiche intrinseche: primo, che porta con sé una, scusate purtroppo, una puzza maleodorante che si sente lontano miglio, cioè l'odore di un lebbroso non è molto diverso da quello di un cadavere, perché si porta proprio dietro la carne marcia che dipende da addosso, e è contagiosissima, terribile. Basta che tu fai così a un lebbroso, è una di quelle malattie che si trasmettono per contatto fisico, d'accordo? Ecco perché, avete sentito la mia lettura già dall'Antico Testamento, questi poveri lebbrosi, altro che ghetti, vivevano completamente reclusi. Non era una forma crudele nei loro confronti, ma era una forma di tutela della città, perché basta un lebbroso in città che diventano lebbrosi tutti quanti, ti fanno uno sterminio totale. Quindi purtroppo la legge, diciamo così, di gestione di questi luoghi malcapitati esigeva la quarantena, quindi un isolamento a vita.
Questi stavano rinchiusi in zone ben precise fuori della città, vivendo poverini da soli come cani, aspettando la morte in questa maniera orrenda. Quindi, mamma mia, non so. Che cos'è la lebbra? Allora, la lebbra, se uno legge bene i padri, quindi ci ricordiamo a scuola quando facevamo le proporzioni, no? 2 sta a 6, come 1 sta a 3, ricordate? No? Prendi gli estremi, ecco. Allora, la lebbra sta al corpo come il peccato sta all'anima. Questo è, cioè, quello che ti riduce esteriormente, questa orribile malattia, che tu sei un mostro, ricordo, maleodorante e tra l'altro anche molto contagioso, lo fa un solo peccato mortale nella nostra anima. Cioè, se noi potessimo vedere che succede quando Dio non voglia un'anima commette un solo peccato mortale, vedremo una scena raccapricciante come quella di un lepproso. Fortuna che il nostro Signore ste cose ce le fa vedere, se no, considerando il fatto che molti uomini sono molto peccatori, vediamo un po' voi come dovremmo andare a giro. Dovremmo andare a giro bendati, d'accordo, con la maschera di gas addosso, perché non potremmo campare. Ecco, però il paragone è molto calzante. Questo è la lebbra. E dobbiamo subito chiederci, per esempio, facciamo un esempio dei peccati mortali meno considerati più comuni. Una bestemmia nella diventa così? Sì. Una messa domenicale saltata per pigrizia, quindi senza che ci sia una motivazione grave che in qualche modo possa ti fa diventare così? Sì. E i padri della Chiesa, poi approfondendo, dicono sì, la lebbra parla del peccato mortale in generale, ma ci sono alcuni peccati che proprio sono quelli che ti rendono più lebbroso di tutti, cioè che sono i più quelli che producono danni maggiori, che diciamo inorridiscono, fanno diventare maggiormente mostruosa l'anima. Quali sono? Questa è sempre l'ultima dei padri della Chiesa, eh? 2 tipi di peccati. Il primo è il peccato impuro, che oggi è diventato praticamente pubblicamente legittimato. Il 7° comandamento, non commettere atti impuri, esiste ancora oggi, quindi anche dopo la rivoluzione sessuale che qualcuno ha festeggiato, ha già cominciato a lanciare le bandiere perché siamo nel 2018, c'è stata nel 68, quindi quest'anno dovremmo fare la festa, non c'è stata la tante feste, d'accordo? E se uno legge tutta quanta la letteratura ininterrotta, sia dei documenti del Magistero della Chiesa, sia degli insegnamenti dei Santi, tutte le apparizioni della Madonna, tutto quello che ci pare, quando si parla dei peccati contro il 6° comandamento, si entra nell'ambito, come dire, di qualche cosa che fa veramente male alla nostra anima, che degrada l'uomo di un livello, quindi lo rende un brutto, quindi simile, perdonatemi, alle bestie prive di ragione, perché è una forma di degradazione dell'uomo bassa, che lo abbassa. Quindi i padri dicono, il male odore del lebbroso è molto simile al male odore del lussurioso, facevano questo paragone. Poi però, siccome consideravano il fatto che la lebbra è molto contagiosa, d'accordo? Questo vale per ogni peccato, perché purtroppo i peccati hanno in sé l'effetto mimetico, d'accordo? E quindi gli scandali sono sempre una cosa molto grave, perché inducono anche le altre persone a peccare. Però c'è un peccato in particolare che è contagiosissimo. Questa è una cosa che oggi ci pensiamo un pochino di meno, noi uomini contemporanei, però a quei tempi era oggetto di estrema attenzione, anche perché c'erano molti problemi, che è l'eresia. Gli eretici sono, cioè quando una persona stravolge i dati rivelati e si mette poi a predicare in giro, se uno studia la storia dell'eresia nella storia della Chiesa, vedrà i danni che hanno fatto. Cioè, si alzava uno la mattina, diceva qualche discorso persuasivo e sulla dente, gli andavano dietro centinaia, migliaia di persone. Tutti quanti i movimenti eretici nel corso della storia della Chiesa sono sorti in questo modo, e a volte hanno creato un sacco di problemi anche all'autorità della Chiesa, perché per debellarne alcuni ci sono voluti anni e anni, insomma, di dispute, di concili, di interventi dei papi, sono state delle piaghe inflitte nel corpo della Chiesa. Questo perché appunto, siccome ogni eresia tende a renderci, guarda, l'eresia si distingue subito, l'eresia o rende un pochino più umana, diciamo così, le cose della nostra fede, oppure le rende un pochino meno impegnative, d'accordo?
così stanno gli eretici che dicono all'inferno non esiste, ecco, saremmo tutti contenti, io sarei il primo a essere contento che non esiste l'inferno, sarei molto felice, d'accordo, se camperebbe molto meglio, però non è vero, d'accordo, quindi se c'è qualcuno sotto il bel discorso, ma dai che è diventato un buono, quindi non si sta a pensare all'inferno non esiste, sta attento, perché sembra un discorso tanto bello, ma questo è un'eresia, perché l'inferno è una delle verità di fede, capito? Oppure altre cose che vanno di moda oggi, no? Con l'intenzione, come dirvi, per esempio, di rendere la Madonna un po' più vicina a noi, qualcuno va a farle di campo in giro, ma queste sono cose un po' vecchiotte, la Madonna non era sempre vergine, d'accordo? Non è vero che la Madonna era sempre vergine, quindi che forse che male c'è se stava con San Giuseppe con tutte le altre donne, quindi che è una cosa, un discorso normale per ogni donna che è normalmente sposata, di non sapere che la Madonna è una cosa buona, ma non per la Madonna, la cui figura è completamente unica, la commissione è completamente unica. E cose di questo genere, quindi quando uno sente qualcosa che rende un po' più facile o un po' più troppo umana la rivelazione delle cose della fede, alzate subito le antenne, d'accordo? Perché generalmente la verità è sempre un pochino più complicata, non in senso brutto, ma capite? O richiede da un punto di vista morale delle cose un po' più impegnative, d'accordo? Ecco, quindi attenzione a saperle distinguere. Seconda parte e l'ultima. La Bibbia, che immagine, l'ho sentito, insegna e ci ascolta nel lebroso l'immagine del Cristo sanguinante. Allora, voi sapete che qualcuno si è impressionato quando qualche tempo fa uscì il film La Passione di Mel Gibson. Tra l'altro qualcuno mi ha anche detto di proiettarlo prima di Pasqua, probabilmente lo faremo anche domenica prossima, così leggete il bollettino, vedremo uno splendido film in salone parrocchiale, bellissimo, lo dico da prima, molto adatto all'inizio del tempo quaresimale, poi leggete il bollettino e siete tutti invitati. Ma qualcuno disse, ma sto film ti fa venire e ti fa sentire male, d'accordo? Perché si vede come tutta quanta la violenza della passione ha veramente ridotto Gesù male, una maschera di sangue che camminava. Solo che il problema è questo, voi sapete che sono stati nel corso della storia della Chiesa tanti santi che l'hanno visto Gesù sofferente. Se uno legge i resoconti che hanno dato questi santi, capisce che quel film non ha esagerato per eccesso, ma ha esagerato per difetto, perché le cose sono andate ancora peggio di quello che si vede, peggio. Cioè veramente se noi potessimo vedere dal vivo Gesù in croce ci prenderebbe un infarto a tutti quanti, specialmente se poi avessimo visto Gesù prima che salisse in croce, diremmo ma siamo sicuri che questa è la stessa persona? Proprio sfigurato, quando lo sentiremo in chiesa il Venerdì Santo, quando si legge la liturgia della Passione, dice come uno che aveva l'apparenza di uomo, ma ormai di uomo c'era rimasto più niente. E come mai Gesù è apparso così? Ma voi sapete che San Francesco, ho detto tante volte, si è convertito quando abbracciò il lebbroso. Bisogna andare a leggere bene le fonti, si vede in qualche film. E come mai? Perché Gesù in croce, fratelli e sorelle, somiglia molto a Gesù, molto. Solo che non era tale per una malattia, ma era tale per tutto quanto il male che si era scatenato su di lui. Allora capite voi, guardando Gesù crocifisso, e ci fa molto bene vedere la passione di Mel Gibson, ma non semplicemente per piangere sul dolore di Gesù, perché Gesù crocifisso è lo specchio della nostra anima, cioè lui si è fatto vedere fuori, diventando in quel modo, come tu sei dentro. Ti sta dicendo, guarda figlio mio, io mi sono fatto sfigurare in questo modo, perché tutto il male che ti rende a te così, anche se non lo vedi, me lo sono preso io per farti diventare come, come io sono diventato la mattina di Pasqua. Capito? Per cui se tu ti converti, ti confessi e lasci il peccato, questo mostro lo seppellirai nella tomba e risorgerà un Leonardo nuovo, una Francesca nuova, un Vittorio nuovo, capite? Allora San Francesco quando abbracciò c'era tanta ripugnanza nei lebbrosi, non ci abbiamo più tanto tempo, ma la prima volta incontrò il lebbroso scappò, lo faccio prendere, la seconda volta si era sentito in colpa, prese un mucchio di monete e gli rimise in mano, fece un'opera di misericordia, ma la terza volta l'ha abbracciato, rischiando di contagiarsi, dalla forza di sua lebbra, non si è contagiato.
E scriveva che abbracciando il lebbroso capì che quel lebbroso era come Gesù, era diventato veramente Gesù. E quindi sentì per la prima volta nella vita sua quanto Gesù l'aveva amato. E lascia scritto nei suoi scritti, scusate la definizione della parola, e da quel giorno tutto quello che era dolce per me divenne amaro e tutto quello che era amaro per me divenne dolce. Dopo quell'episodio c'è fatto celebre, tutti quanti sappiamo che andava davanti al vescovo, davanti al padre, si è spogliato nudo, si è andato via la porzuccola e comincia la storia di San Francesco. Ma l'antefatto è questo. Cioè non è che San Francesco si è alzato la mattina, tutto passa attraverso questo episodio, capite? E proprio il contatto paradossale con questa cosa gli ha fatto comprendere quanto Gesù l'ha amato. Cioè Gesù ti ha amato fino a diventare esteriormente un lebbroso per amore tuo, perché tu potessi essere guarito dalla lepra dal peccato e cominciare una vita nuova, d'accordo? Voi pensate che oggi gli uomini stanno tutti quanti attenti a estetisti, cose come pece e mogli, e stanno pochi attenti a farsi il make-up all'anima, capite? Perché il make-up non è soltanto che c'hai i capelli bianchi e te li fai diventare, se vuoi i capelli ti fai il trapianto, io non faccio il trapianto, perché ti vengono le rughe e te le togli, queste cose qua, capito? Facciamo attenzione che la nostra anima, che non si vede, ecco, stia messa bene, d'accordo? Perché pure se non si vede, quello che non si vede non cessa di essere tanto. Chiediamo al Signore, alla Madonna, in questa Santa Messa, che possiamo tenere queste cose, ricordare cosa la lettera simboleggia, l'onore del peccato e l'amore che Gesù ha avuto nel farsi, come diceva San Paolo, peccato per noi perché potessimo rivivere bene e soprattutto sereni e nella gioia con Lui. Siamo lodati Gesù e Maria.